Signore e signori, subito. Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio. L'adagio di Albinoni per la loro esibizione. Vediamoci un attimo, sì. E poi diciamo di tutto di loro. Cominciamo a dire che sono campioni italiani dal 95 al 2001, che è un record. Che soprattutto hanno vinto gli europei, hanno vinto i mondiali e hanno vinto una medaglia di bronzo che ha fatto tanto discutere alle Olimpiadi di Salt Lake City. Eh sì, diciamo che eravamo partiti quell'anno convinti che la medaglia d'oro sarebbe stata nostra. Poi per fatti che preferisco non citare, ma che credo che gran parte sì, del mondo sappia ormai. E purtroppo, vabbè, una medaglia di bronzo, comunque una medaglia di bronzo che l'Italia non ha mai avuto nel pattinaggio, per cui loro sono i primi e a Barbara e Maurizio dobbiamo veramente tanto onore e tanta gloria. C'è chi spera ancora in un loro ripensamento, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Torino 2006. E così si racconta nei corridoi. Devo dire che io sono stata una delle prime a cercare di corrompere questa coppia a un ritorno, però giustamente ci sono tanti fattori da tenere presente, deve essere una scelta loro. Tanto loro comunque si allenano ancora, si mantengono chiaramente sempre nella condizione di poter un giorno gareggiare ancora. Certamente, perché loro sono richiestissimi, come abbiamo detto, come tu hai detto all'inizio della presentazione, e nei galà se non pattini bene, se non ti esibisci bene non ti richiamano più, e questo è diventato anche abbastanza un business, per cui significa perdere un forte guadagno se non si è richiesti. Barbara e Maurizio, allenati, che è un prodotto made in Italy, e questo ci tengo a dirlo, allenati da Roberto Pellizzola e Paola Mezzadri, che sicuramente poi sono stati aiutati da altri personaggi notissimi nel mondo del pattinaggio, tipo la Ludmilla Vlasova, che ha curato per anni le loro coreografie, e poi, va bene, la ciliegina sulla torta è stata la Tarassova, la Tatiana, che diciamo accompagna ormai tutti i grandi campioni nel mondo del pattinaggio, l'ultimo appunto il vincitore di tanti titoli. Però diciamo che questi erano i ritocchi, la sostanza è proprio made in Italy. Curatissimi costumi, vedete, sì. Il velluto del pantalone di Maurizio con le gonne, la gonna di Barbara. Sì, questa poi è una particolarità proprio, direi, molto, quasi a volte forse esasperata della specialità di danza. Puntano tantissimo e devo dire che è bello da vedere, tra l'altro, sui costumi.